Ciao a tutti e benvenuti nella cucina di Angela, ricette casalinghe. Oggi vi preparo un contorno veramente molto facile da realizzare, ma nello stesso tempo molto ma molto squisito. Vi sto parlando dei peperoni al pomodoro. È una ricetta tipica pugliese che varia in base alle province, ma non è solo pugliese, riguarda tutta l'Italia meridionale. È una ricetta che possiamo realizzare in estate, ma non solo, anche in autunno, in quanto i peperoni sono ancora reperibili. Io oggi vi presento la ricetta nel modo come lo fa mia madre. Io ne vado letteralmente pazza, è molto buona, è un contorno che potete utilizzare in un buffet da mangiare a temperatura ambiente, è un contorno che potete utilizzare per accompagnare le carni o i pesci. E gli ingredienti per questa ricetta sono peperoni. Io mi ritrovo questi peperoni piccoli tipo cornetto. Potete utilizzare qualunque tipo di peperone, l'importante è che sia dolce. La passata di pomodoro, oppure se volete potete utilizzare i pomodori freschi, tipo ciliegino, quelli più grandi, insomma quelli che più vi aggrada. Poi abbiamo bisogno di una cipolla. Io sto utilizzando questa rossa che è veramente molto saporita e molto dolce, e poi è dell'orto di mio padre. Olio di semi, dell'olio di oliva, e io a questa ricetta ho aggiunto dei capperi sotto aceto che danno un sapore in più. E adesso andiamo a prepararla insieme. Ho privato i peperoni dei loro semi e filamenti. Li ho sciacquati sotto l'acqua corrente e, come notato, li ho tagliati in due o in tre in base alla grandezza del peperone. In una padella verso dell'olio di semi. Non deve essere né poco e né molto. E quando arriva a temperatura versiamo i nostri peperoni. Ora l'olio è giunto a temperatura e possiamo immergere i peperoni. Li facciamo cuocere per circa 15 minuti finché non si ammorbidiscono. Li coperchiamo e li facciamo cuocere a una fiamma dolce. Giunti a cottura, li possiamo togliere e li poggiamo in un piatto con della carta assorbente, in modo che assorba tutto l'olio in eccesso. Ora nella stessa padella ripulita metto un po' di olio d'oliva, la cipolla affettata in modo sottile. Verso la passata di pomodoro e metà dado di brodo vegetale, oppure potete usare del sale. In coperchio faccio cuocere il sugo per qualche minuto. Giunto a cottura il sughetto, aggiungo i peperoni. Aggiungo anche i capperi e faccio insaporire per qualche istante. Ed eccolo qui il mio contorno di peperoni al pomodoro. Ottimo anche su una buona fetta di pane casareccio. Se vi è piaciuta la mia ricetta, mettete un like, condividetela. Iscrivetevi al mio canale per scoprire nuove ricette. Ciao, alla prossima!